Video, oggi sono qui per proporvi un video diverso dal solito. Questo video è in collaborazione con Makeup Forever, che mi ha gentilmente omaggiata di alcuni prodotti, i nuovissimi Artist Face Color, che sono appunto dei prodotti in cialda componibili e personalizzabili all'interno delle palette, che anche queste appunto sono magnetiche e potete cambiare ogni volta le cialde all'interno di queste palette. E anziché provarli semplicemente, ho pensato di sfidarmi realizzando una gloria face chart e poi riprodurre su me stessa questo make-up. Mi è capitato in passato di realizzarne alcune così per divertimento, per gioco, insomma per passatempo, perché non sono una make-up artist o una professionista, comunque ho sempre avuto una passione solo per il make-up e anche per l'arte in generale. Sull'arte posso dire di aver fatto l'artistico, quindi il campo face chart non sono una cima. Però mi diverto a farle perché comunque ho sempre disegnato visi fin da bambina, ecco. E quindi mi sono detta, anziché registrarvi un classico video dove vi faccio vedere i prodotti, questi qua nuovi di Makeup Forever, che tra l'altro sono bellissimi, dove voi potete personalizzarle comprando appunto le Refillable Makeup System, che sono queste palettine qua vuote, e voi poi prendete il prodotto che più vi piace della collezione Artist Face Color. Ad esempio ci sono i blush, ci sono gli illuminanti, ci sono le terre per il contouring, insomma un sacco di prodotti bellissimi, super scriventi, dove voi appunto decidete quali acquistare, quali portare con voi tramite questa palettina, che ci sono anche qua diverse misure, c'è l'XL, la L, la S, sono componibili, quindi mettete appunto le vostre cialdine che più vi piacciono. Anziché mostrarveli e basta, quindi farvi vedere il prodotto, swatcharli, magari fare un make-up, così ho pensato di provarli proprio su una face chart. Quindi ho pensato di farvi gli swatch diversi dal solito, quindi farveli sia sulla face chart, poi appunto proveremo i prodotti proprio sulla mia pelle. Se questo video vi piacerà, ovviamente fatemi un bel mi piace, supportatemi dando un bel mi piace e attivate la campanella, ve lo ricorderò a vita se ancora non l'avete fatto, per essere sempre aggiornati sui miei video. E se non siete ancora iscritti al canale, qua sotto c'è il bottone per l'iscrizione. Benvenuti nella Fake FM! Prima di iniziare, appunto, vi volevo ricordare che questi prodotti di Makeup Forever, visto che sicuramente me lo chiederete, se non lo sapete, li potete trovare in tutti gli store Sephora. Comunque in descrizione trovate tutte le informazioni che vi servono. Ovviamente la sfida la voglio lanciare anche a voi, quindi se per caso fate una face chart ispirata a voi stessi, ispirata a qualcuno, insomma, e poi usate i prodotti Makeup Forever Artist Face Palette, Artist Face Color, e taggando ovviamente me su Instagram, se la caricate su Instagram, magari taggate anche Sephora Italia Makeup Forever, perché chi lo sa, magari vi ripostano se è un bel lavoro che gli può piacere. Iniziamo con la sfida! Questo case della Refillable Makeup System è della taglia XL, infatti può contenere più prodotti in uno, mentre quest'altra è la L, infatti come vedete è un po' più piccolina e compatta, un po' più quadrata. Quest'altra invece un po' più piccolina è la S. Questi invece sono i blush che ho ricevuto da Makeup Forever, anche qua refill della linea Artist Face Color, che potete scegliere di inserire nelle vostre palette. Questo è il colore B200, è un rosa veramente molto molto chiaro, pastello, rosa freddo. Sono talmente scriventi e pigmentati che potete anche utilizzarli come ombretti per il vostro make-up occhi. Questo invece è il colore B204, è un rosa un po' più scuro, un po' più malva. Questo invece è il B202, è un po' più colorato del primo che vi ho fatto vedere, infatti è meno grigiastro. Poi abbiamo il B206, secondo me questo è bellissimo, molto naturale, perché è un incrocio tra un rosa e un rosa aranciato, salmonato, veramente bello. Qui abbiamo il B210, che a differenza degli altri che sono matte, questo qua è satin, satinato. Poi c'è il B304, che è un po' più scuro, per le carnagioni un po' più abbronzate rispetto alla mia, che sono molto cadaverica. Poi ci sono loro che sono le Sculpting Powder, la S300, molto calda, infatti secondo me è perfetta per il mio incarnato, perché mi va a scaldare. La texture è veramente super setosa. Come ultima Sculpting Powder c'è lei, la S104, purtroppo è rovinata, come vedete è caduta, comunque chiara, però un po' più fredda rispetto all'altra. Ecco qui H100, appunto H sta per highlighter, un panno abbastanza freddo, è veramente veramente scrivente. Questi qua sembrano anche duochrome, perché è un bianco con le pearlescenze rosa, anche la texture è diversa rispetto a quell'altra, infatti dà questo effetto duochrome bellissimo, bianco rosato.
Per ultimo c'è lui, l'H106, è bellissimo questo perché è proprio un oro bronzo. Qui vi voglio mostrare invece come inserisco i prodotti all'interno della palette. Basta semplicemente scegliere i colori e poi appoggiarli all'interno della palette. Base ce l'avevo già, occhi e labbra. Adesso mi manca da fare il resto del viso, del visage. Quindi vado a fare un po' di contouring con questi due, ovviamente questo e questo qua per il mio viso. Ed inizio a prenderne poco perché, come vi ho detto, sono veramente molto molto scriventi. Scrivono benissimo, ma wow, guardate come si sfumano! Non macchiano assolutamente, fanno già una sfumatura perfetta da loro. Nella face chart non ho fatto molto contouring perché anche a me personalmente non piace tanto vedermi il viso scuro. Con lo stesso pennello, usando solo la punta anche al naso, leggermente proprio perché altrimenti si vede troppo. E wow! E vado a scurire anche questa parte. Ora applico il blush e, come blush, se vi ricordate bene, nella face chart abbiamo utilizzato questi due, abbiamo fatto un mix di questi due. Quindi vado a fare la stessa cosa in questo modo, scarico bene 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 il prodotto e inizio ad applicare il blush in questo modo. Mamma che belli! No vabbè raga, sono stupendi. Adesso passo all'illuminante, quindi vado a fare prima una base con questo che è matte però molto setoso come texture, e poi che è il numero appunto H100, e poi vado con questo qui che è H102. Quindi lo rimetto nella palette, guardate quanto è semplice tirarli fuori grazie al buchino che c'è qui, anche solo con la pinzetta riuscite a tirarli fuori velocemente, però rimangono, cioè non cadono. E vado a fare una base prima con H100 e poi con H120 l'highlighting. Wow, che bello, c'ho tutti i riflessi rosati. Ovviamente io sul naso carico e anche qui. Questo qui l'ho applicato anche nella parte centrale dell'occhio, nella parte superiore qua appena sotto l'arcata sopraccigliare e nella parte interna, quindi è veramente utile anche come ombretto, è bellissimo. Questo è il look finito completo, spero che questo video in generale vi sia piaciuto e vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!